Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere un pacco che è questo. Questo è un pacco che non ci ho fatta ieri sera, ho aperto e sbirciato se c'era dentro. È un pacco di Hollister comprato diversi mesi fa. E c'era un'offerta da Hollister in cui davano vari prodotti in omaggio, però ora non ci sono ovviamente più quella specifica offerta lì, però sicuramente se guardate sul sito via via escano varie opzioni. Vi ho rimpacchettato tutto per farvi vedere il pacco più o meno come arriva. Arriva questo con dentro comunque una buona imbottitura, quindi c'è il pluriball e ogni pacchetto, ogni cosa viene rimpacchettata con della carta, quindi comunque c'è una grande cura in questo imballaggio. Così vi faccio vedere cosa è arrivata. Allora, gli omaggi sono questo pacchettino qui. L'omaggio c'è un contorno occhi in bustina, un fondotinta in bustina e poi c'è un latte detergente che è un latte multivitaminico struccante viso occhi da 50 ml. Questo era parte dell'offerta. E poi c'era questo, che era appunto parte dell'offerta, che è una cosa in realtà molto carina. È praticamente una bustina con dentro un campioncino di profumo, così. E questo si chiama profumo dell'amore. È buono, è floreale, sa di rosa, però non una rosa troppo vecchia. In questa offerta c'era anche un ombretto che è lo 03 notte. È un ombretto satin primer colore vero e proprio, cioè alla confezione credo sia, non è un campione, è proprio un ombretto vero e proprio con lo specchietto di qua e il colore è questo qua, blu scuro. Purtroppo il colore blu scuro non è uno che mi piace più di tanto su me, però è un bel omaggio. E insieme c'era anche un rossetto, questo è il rossetto numero 15 Amarena, con la confezione così e il rossetto è questo, che mi sembra molto bello anche il colore. Questo sono curiosa di provarlo, ecco. Qualcosa ho preso io? Ho preso due confezioni, sono molto carine secondo me come regalo, io me le sono prese per me. Una è questa e come vedete era incartata nella carta di Hollister, incartata nel pluribolle. E poi era una confezione di questo tipo qua. Questa è praticamente una confezione cosmetica con in collaborazione con Picquadro, che dava in cui c'è una matita, un mascara e è un beauty case. Il beauty case potevate sceglierlo con varie opzioni colori, però da confezione a confezione variava il contenuto. Si chiama Ti Amo Italia, penso fosse insomma una cosa, si chiami così la collezione in collaborazione con Picquadro. E dentro al pacchetto c'è di nuovo un'imbottitura, quindi sono veramente molto curati e il beauty case, o forse anche una piccola pochette, io credo che lo userò come beauty case, è questa, quindi ha due tasche unite insieme. È piccolino, perché è grosso praticamente come poco più della mia mano. Sì, e dentro a questa c'è di nuovo imballata nel fioribolle, sì, imballata nella carta, il contenuto, che in questo caso erano una matita nera, che è una matita Kajal di Hollister nera, così, di quelli in legno, poi la proveremo insieme. E poi oltre a questo c'è un mascara che si chiama Mascara Art Design e è un mascara extra nero, non c'è scritto qui ora in questo momento, non vedo,
che tipo di effetto loro dicevano che avesse. Anche qui c'è scritto mascara volume panoramica, ciglia opera d'arte. E infine nel pacco c'era un'altra cosa, un altro kit di questa tipo qua, e in questo caso era la scatola con la borsa. Anche in questo caso potevate scegliere varie opzioni. Ho preso quella bianca e nera, ma mi sarebbe garbata quella cipria, però non c'era più. Ogni borsa, ogni colore di borsa aveva abbinato un tipo di profumo, un tipo di profumazione. Io ho preso il profumo della felicità, speriamo. E poi dentro la borsettina è questa, una piccola borsettina così, che ha sia i manicini, è veramente piccola piccola, io pensavo fosse un po' più grande perché l'avevo vista in foto, però è carina. Ha anche una piccola tracollina, volendo. La borsa all'interno è piccolissima, non ha taschine, non ha niente, volendo forse si può usare anche come beauty case. E i prodotti di Collister sono in questo caso un bath and shower cream nella profumazione doccia della felicità con olio essenziale estratti mediterraneo, farizzante, energizzante, purificante, idratante da 50 ml. E vi dico che già con la confezione chiusa si sente una profumazione molto molto buona, molto molto presente. E poi c'è il profumo, che è questo. Ora non me lo spruzzo perché mi sono spruzzata il campioncino e sono un po' confusa sull'odore, però sembra molto molto buono. Poi ve ne parlo a parte. Avevo letto la descrizione, in questo momento non vedo, poi non voglio far durare il video 100 ore, però quando lo apro vi dico per bene di che cosa si tratta. Comunque, questi sono i miei acquisti a Collister. Mi sembrano tutti molto ottimi, sembrano ottime offerte, sono soddisfatta. E con questo è tutto, i prezzi ve li lascio nell'info box perché non me li ricordo, non ce l'ho qui a disposizione. E spero vi sia interessato, se vi va iscrivetevi al canale, lasciate un commento, io vi mando un saluto.